È stato riscontrato che il 30% delle donne che lasciano il proprio centro estetico non lo frequentano più, lo fanno per problemi di igiene e di sicurezza. Un centro estetico che lavora in maniera professionale, che ha a cuore il bene delle proprie clienti, che è un altro dato da non trascurare, dovrebbe avere determinate fasi nella sterilizzazione degli strumenti. Capiamo cosa si intende per sicurezza e igiene in un centro estetico. Si intende ovviamente la sterilizzazione, l'igiene di tutti quegli strumenti che si utilizzano anche sull'estetica di base, come possono essere una pinzetta per il pedicure, per il manicure, per il semipermanente, tutti gli arnesi, gli strumenti che l'estetista utilizza su di voi, e chiaramente la sanificazione degli ambienti. Quindi dal tavolino per le unghie a tutti i punti d'appoggio, chiaramente il pavimento per primo, tutto l'ambiente che è il centro estetico stesso. Allora ragazze, la prima fase serve a decontaminare gli strumenti che sono stati appena utilizzati, quindi anche a tutela mia, a tutela dell'operatrice che li ha utilizzati. Prendo lo strumento, lo immergo all'interno di una vaschetta con un liquido che si chiama peracetico e serve a proprio sterilizzare nella primissima fase gli strumenti. La seconda fase si chiama detersione. Prendo lo strumento sotto l'acqua corrente con uno spazzolino mi aiuto e lo pulisco, lo detergo dal fatto che è stato immerso nel peracetico, quindi tolgo questo peracetico con l'acqua corrente. Subito dopo, nella terza fase, definita asciugatura, viene asciugato accuratamente lo strumento che ho precedentemente deterso. Dopo aver asciugato lo strumento, la fase successiva è il confezionamento dello strumento stesso in buste sterili. Va confezionato accuratamente e da lì in avanti inizia la fase dell'autoclave. Gli strumenti in autoclave abbassano completamente la loro carica batterica. La sterilizzazione in autoclave può durare da un minimo di 30 minuti fino a un'ora, un'ora e 30, a seconda del programma di sterilizzazione che si sceglie, e una volta completato il ciclo di sterilizzazione c'è la fase di stoccaggio, dove io prendo le mie buste e le metto all'interno di un cassetto posizionate in maniera ordinata e facendo attenzione che nessuna punta di nessun tronchese, di nessun arnese buchi la busta di carta, perché questo può provocare la contaminazione dello strumento stesso. Ora ragazze, non vi chiedo di richiedere di essere presenti in tutte le fasi nel centro estetico dove andrete, però sappiate che siete legittimate a sapere che tipo di sterilizzazione viene utilizzata. Questo lo potete assolutamente chiedere. Vi dirò di più. Alcuni centri estetici, sappiate che hanno deciso di mettere tutta la zona di sterilizzazione a vista, sapete, come le cucine dei ristoranti a vista. Ecco, una cosa bellissima, puoi guardare, capire realmente gli strumenti che utilizzano su di te, da dove arrivano e come sono stati sterilizzati. Quindi io voto per la sterilizzazione a vista. Bacio a tutte, alla prossima.